E ciao a tutti e tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono con un video fantastico che vi ho detto che ve lo portavo su questo canale dopo che avevo accumulato tutte le mie cose. Oggi farò il back to school della scuola. Non so che vi stilo con questa scuola, ma sta per iniziare perché da me inizia fra 2 giorni. Ho tutto, mi manca solo un stuzzetto piccolo che devo mettere un po' di cose perché non posso mettere l'alloggiano perché poi se si apre il bianchetto è un casino. Vabbè, comunque devo subito iniziare con questo video. Intanto devo ringraziare tutti. Mando un bacione. Iniziamo subito con il back to school. Allora, intanto abbiamo lo zaino. Perfetto. Back to school 2019, mi raccomando. Condividete questo video. Comunque ragazzi, devo sponsorizzare 2 persone. Che sponsorizzerò in un prossimo video perché adesso non posso, quindi mi dispiace che non posso purtroppo, però le sponsorizzerò anche in un video. Allora, per prima cosa faccio vedere il mio zaino che già avevo fatto vedere di Harry Potter, quindi se ve lo siete perso andatevela a vedere perché posso vedere che di Harry Potter. Preso a un negozio di Harry Potter dove vende solo cose di Harry Potter, fatto così e pesa tantissimo. E a spalle ovviamente perché io uso solo quelle a spalle. Vabbè, apriamo. E dentro vi faccio vedere tutto quello che ho. Allora, intanto dentro, come vi ho detto, ho il bianchetto perché uso il bianchetto ovviamente. Viene tutto bianco normale. E poi, oh mamma mia, sempre se ci riesco vi faccio vedere l'astuccio che è bellissimo, l'ho comprato oggi. Ve lo faccio vedere, è fantastico l'astuccio. Ve lo faccio vedere ed è tutto così, molto mangioso perché io adoro le ciambelle, quindi ho dovuto acquistare questo astuccio, quindi questo sarà il mio astuccio di quest'anno. E vabbè, dentro c'è tutta la roba, solo che devo cambiare la penna perché è quella cancellabile. Vabbè, dentro c'è tutta la roba che serve per la scuola ed è con questo fantastico sto. La tasca davanti, qui ci metterò da mangiare ovviamente, quindi lì dentro non c'è niente per ora, però una cosa che adorerete molto, e anche io ovviamente, che ho fatto anche l'SMR dei miei controtigliari, che io adoro, amo i miei controtigliari, quindi io li amo troppo. Il mio diario scolastico sarà appunto dei miei controtigliari che già avevo fatto vedere. E questo sarà il mio diario scolastico. Delle trote. Quindi questo sarà il mio diario. Ah, ecco dove. Ok. Poi ho l'evidenziatore giallo. Beh, è un classico evidenziatore perché serve per evidenziare le cose. Ditemi nei commenti che classi dovete fare, che cosa avete. Se siete pronti, com'è andato, tutto. Adesso passiamo ai quaderni. Allora, i quaderni ce ne ho tanti, quindi direi subito di iniziare. Allora, questo abbiamo che è di italiano e che è di Grifondoro, perché io sono una Grifondoro di Harry Potter. Quindi il mio primo quaderno sarà di Harry Potter della BU di Grifondoro. Lo stemma di Gryffindor in inglese, di italiano di Grifondoro, poi ne un altro uguale di Harry Potter, sempre di matematica, che metterò l'etichetta italiana e matematica perché sennò non si capirà, di matematica questo, però guardate
All'inizio di tutti e due l'anno è bellissimo perché qui c'è lo stemma di Hogwarts. Quindi è bellissimo. Tu di Grifondoro perché io sono proprio Grifondoro, quindi. Poi abbiamo questo di storia. Poi dovrò prendere uno di una materia che non ancora non ho, boh, non lo so se poi la facciamo, però lo prenderò avanti. Questo sarà quello mio di storia, fantastico, bello. Ah no, scusate, questo è per inglese, perché comunque c'è la scritta in inglese. E c'è il cagnolino così strano. Comprato da un'altra parte, perché tutti i quaderni che vedete li ho comprati da una parte, invece quelli lì di Harry Potter no. Poi questo che userò a storia della Seven. Bellissimo, cioè veramente. Quadretti che userò per storia. Poi dovrò mettere tutti i quaderni. Questo qui con questo gattino. Che lo uso per geografia, ok. Questo per geografia. Sempre a quadretti. Poi abbiamo questo per scienze. Aspettate che prendo quello di scienze. Con il cagnolino sempre così scritto in inglese. Questo qui lo userò per scienze. C'è questo cagnolino troppo adorabile. Per scienze. Questo però l'ho voluto prendere a righe. Tanto è uguale. Questo per religione, aspettate. Per religione con le scarpette da ballo, tutto così. Sì, per religione. Sì. Questo per religione a quadretti. Ah no, a righe. Sì, a righe. Di religione, sì. Questo qui, sempre uguale. Sì, prendo i quaderni uguali. È di arte. Poi abbiamo anche un'altra cosa per fare arte, ma vabbè. Quindi questi sono tutti i miei quaderni. E quindi questa era tutta la mia roba back to school. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate tanti like per questo back to school 2019. Fatemi sapere tutto, se siete pronti, come andate, tutto. Fatemi sapere tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, voglio bene, ciao putterini!